signori collegati col palazzetto dello sport italiano di Pesiguel, Testi e Giuseppe Di Padova. Il solito gruppo Marius del club Cagliari sta lietando l'attesa di questo campionato italiano. Due mesi fa, come ricorderete, proprio su questo stesso ring, Francesco Aresti conquistava il titolo di Testi, battendo non senza sorpresa uno sfiduciato Pierangelo Pira, fermato dall'arbitro al decimo tempo dopo essere stato atterrato da un gancio sinistro. Aresti usciva così dall'ombra e la sua carriera subiva una svolta, quella svolta a lunga agognata, ma ora sulla sua strada si presenta l'insidia di Giuseppe Di Padova. Ecco Giuseppe Di Padova alla ricerca anch'egli di una serata di gloria dopo aver tentato per ben due volte la conquista del titolo italiano contro Pierangelo Pira. E dobbiamo dire che gli scontri con il Riminesi hanno in qualche modo caratterizzato e condizionato la carriera di Giuseppe Di Padova, un foggiano che vive a Mantova, dove di fatto è stato accolto, ha iniziato il pugilato. Ecco, vedete lo sfidante Giuseppe Di Padova, ed eccoci all'inizio del combattimento. L'arbitro è il romano Favia, i giudici sono Ciminale di Capua, l'orefice di Senigallia, il medico federale e il dottor Vito Accettura di Bari. Al peso hanno accusato 66.500, ambedue. Il campione in carica, Francesco Aresti, che vedete con i pantaloncini bianchi, ieri aveva avuto qualche difficoltà a rientrare nei limiti di peso, ma poi alle operazioni effettuate a mezzogiorno egli ha raggiunto il limite, è rimasto sotto il limite alla prima pesatura. Vedete il campione attualmente in fase attiva, mentre è molto freddo. Guardingo resta lo sfidante Giuseppe Di Padova. Di Padova è al 26esimo combattimento della sua carriera, ora ha messo a segno, avete visto, un destro che il campione sembra non aver completamente assorbito, e questo sbandamento conferma la nostra impressione. L'arbitro Favia in qualche modo cerca di prendere tempo. Di Padova conferma la sua pericolosità, specie nella parte iniziale delle mezze. Cerca il foggiano mantovano di adozione, cerca di sfruttare. Vedete impegnato a tirar stiere le astuzie, i disegni dello sfidante che si è fatto baldanzoso alla luce del risultato. Ed ora scendovi per raggiungere l'angolo al termine di questa prima ripresa, che lo ha visto chiaramente in difficoltà. L'andamento di questa prima ripresa, fuga tutte le riserve che erano state in qualche modo avanzate sul contenuto di questo match. Ci risulta infatti che questo match ha suscitato qualche perplessità tra i membri della commissione professionisti incaricata di dare il placet. Ecco, vedete una fase di questa prima ripresa nella quale il campione Aresti in calzoncini bianchi si è destreggiato abbastanza bene nel finale, appunto per prendere tempo. Dicevamo che aveva suscitato qualche perplessità e se n'era fatta eco anche
per il fatto che i due pugili appartengono alla stessa categoria, alla stessa scuderia. Ma siamo certi, come hanno dimostrato del resto le immagini della prima ripresa, che questo incontro fugherà ogni riserva, essendo gli interessi in ballo troppo importanti e contrastanti per alimentare la legittima sospensione, mentre vediamo nuovamente Aresti barcollare sotto il destro di Padova, che si dimostra particolarmente insidioso, ma poi c'è il sinistro del campione. Ambedue si sono colpiti vicendevolmente. Scosta accusa un colpo dietro la nuca, ma viene contato dall'arbitro Favia. Un inizio tumultuoso, vedete, e poi si riprende a combattere selvaggiamente. Di Padova cerca di mantenersi in una posizione molto corretta, di far scattare il suo micidiale destro, che già ha prodotto qualche danno e ha scalfito un pochino la resistenza di Aresti, che sembra patire in questa fase iniziale la potenza del rivale. Ora nella foga viene colpito al di sotto della cintura, cerca di sottolineare piuttosto platealmente, ma poi viene colpito da un gancio sinistro e il match si infiamma. Aresti, dominato dal suo straordinario temperamento, cerca di reagire, di forzare i temi. E il match si fa incandescente. Due colpitori che stanno battagliandosi quasi in modo disperato proprio sin dall'inizio. Ambedue hanno accusato i colpi, sia Aresti che Di Padova, mentre si conclude questa seconda ripresa di un match tumultuoso, certamente non privo di emozioni. Ecco, rivediamo qualche fase di questa seconda ripresa. Ecco, su attacco di Padova, poi c'è la replica di Aresti che avanza, il campione avanza. È ancora in difficoltà Aresti, il campione, ma poi spara il suo gancio sinistro, poi tocca, avete visto, alla figura, ed era il momento proprio purtroppo nella finale di questo replay in cui Di Padova ha toccato al limite della cintura, ha subito il conteggio. Un match quindi sui cui contenuti mi pare non ci siano dubbi, e metteremo ad una vera e propria corrida tra due pugili dominati da un temperamento indomabile e che non riescono a controllare, ad amministrare con la dovuta saggezza. Di Padova sembra in grado di mantenersi più in linea, cerca di sfruttare il suo destro mentre con veemenza attacca Aresti, che ha nel gancio sinistro la sua arma più pericolosa. Ricorderete che vinse il titolo italiano due mesi fa Aresti contro Pierangelo Pira proprio con un gancio sinistro che colse di sorpresa l'allora campione d'Italia, spedendolo al tappeto e costringendo l'arbitro a sospendere il match. Si lascia anticipare Aresti partendo da lontano ed è
ed è questa una soluzione quasi incredibile. Avete visto il gesto scomposto con il quale Aresta è ripartito da lontano. Di Padova con grande freddezza lo ha colto al volo, lo ha colpito, ed ora assistiamo a questa rabbiosa reazione di Aresti, che duramente toccato ha commesso un errore gravissimo, ancora toccato duramente dal destro. Di Padova conserva la necessaria freddezza per cogliere il suo più importante risultato della carriera. Vedete il campione ripetutamente colpito, ed interviene l'arbitro per operare un secondo conteggio. Un altro colpo di scena. Ancora un destro improvviso, trova impreparato Aresti, completamente indifeso. Ed è la vittoria di Giuseppe Di Padova, che viene accolto da Gelfi, mentre Aresti ancora al tappeto, colpito, inerme, quando aveva già subito un durissimo conteggio. È uno di quei momenti terribili del pugilato. Ecco, vediamo che Vito Accettura, il medico federale, cerca di salire sul ring, e Aresti è ancora a terra, circondato dai maestri. C'è un momento di grande imbarazzo, un momento di grande difficoltà. Ecco, mente accusato di Padova, presentatosi sul ring, deciso a cogliere finalmente quel risultato che per sé, che come abbiamo detto hanno caratterizzato la sua carriera, vale a dire i match con Pira. Ecco, rivediamo il momento, colpito da un aggancio, poi ancora da un altro aggancio, il destro, ed è il momento in cui Favia, l'arbitro, procede al conteggio. Un conteggio inteso in qualche modo a consentire al campione d'Italia di... Penso che bisogna consistenti, tant'è rimasto pressoché, e per Giuseppe definitivamente al tappeto. Si conclude così la terza ripresa, questo match che vede Giuseppe Di Padova conquistare il titolo di campione. Proprio perché Francesco Aresti era completamente indifeso, inerme, incapace di opporre una qualsiasi resistenza. Ed è un knockout che ha impressionato anche Rollo, vediamo qui. E a me non impressionano questi knockout, soltanto che ho capito che è Di Padova è un pugile, è un pugile intelligente, di prendere di sorpresa un bisonte che si avventurava senza avere una difesa ad affrontare un Di Padova che è un tecnico, mettendo dei colpi a segno. Non è un ragazzo forte Di Padova, però ha una certa è preciso, mettendo i colpi a segno. Va bene, sì. Un match quindi che è durato pochissimo, appena tre riprese, ma un match densissimo di emozioni. E avete visto la conclusione, che è stata altamente drammatica. Dopo questo violentissimo e imprevedibile match che avete appena seguito,